Eccoci qui, dopo la pausa a pranzo, il percorso è terminato e quindi stiamo riscendendo. Non ho ripreso qui la salita perché è una salita abbastanza impegnativa, quindi la faccio in discesa adesso. È impegnativa perché è abbastanza ripida, ma soprattutto scoscesa, umida, c'è un bel maltone. E quindi per fortuna il carro armato Crispi anfibio regge molto molto bene. Comunque c'è una notevole flora, anche se il percorso è abbastanza breve, 2,5 km, bello grosso, sì, questo? Questo che, che razza è? Che razza è? Ah, non lo so. Tutto dubito che queste foglie siano le sue. No, infatti, sto a guardare sopra, ma... Non è che si riesca a vedere molto. Sai questo panorama qui cosa mi ricorda? Vabbè, fate le debite proporzioni, ma avete mai visto il film Predator? Sì. Ecco. C'è... È un classico degli anni 80. Esatto, c'è quelle foreste che spesso riprendono dall'alto del Guatemala, quelle zone lì. Forse è ambientato in Vietnam, ma poi non so. No, è ambientato in Centro America, però dove è stato girato non ne sono sicuro. E non so, mi ha dato un po' quell'idea lì, anche questo venticello. Guarda che effetto che fanno i fiocchi che volano. Queste non sono fiocchi che volano, queste bianche. Queste bianche, il pelo che vola. Allora, volevo far vedere come funzionava, vabbè, una cazzatina, il boccaglio, però siccome ho fatto la recensione che era ancora avvolto nel cellophane, ecco, così è chiuso, avvitando si apre. Questo è la protezione, poi per un ulteriore, per un fatto igienico, e niente, come un ciuccio. Questo è in silicone, molto morbido, sapore non ce l'ha di plastica come molte borracce, quindi prova assolutamente superata per questo bello oggetto della Decathlon. Damiano. No, non Damiano. Finché non cadi è molto divertente, sì, però vedi, questi no, con la mountain bike sì. È abbastanza, cioè se ci vieni con la bicicletta, per ogni cosa il giusto utilizzo, se lo fai con la giusta, ovviamente anche la giusta perizia, e la giusta prudenza e la giusta attrezzatura, si fa tutto insomma. C'è un collega al lavoro che nel tempo libero fa gira i paesi dietro ai vari paeselli con sui sentieri con la mountain bike. Guarda un po' che orma lì. Fa queste cose. Non so di cosa sia, però. Beh, potremmo anche averla la lasciata di prima. È sottile, quindi questo secondo me tra un po'. Tra qualche anno, non è detto, ma magari è robusto. Piccolo ma tosto. Pianta, si diventa tutta petalosa. Petalose. Forse per lei si farebbe un bagno giù al fiume. Sì. Ma non so che forse sia fine all'acqua. Ma quando siamo andati giù il Lesino sembrava che per piccole differenze sull'impressione la gente neanche ci fa caso di solito, non è... Guarda che dimensione, è un ventaglio.
Sì, però l'addizione soprattutto dipende che lavoro fai, se non ti serve non ha importanza. C'era un ponticello, ma questo credo solo per così a livello sì, per vedere, e non ce ne siamo perché non poeta da nessuna parte. Per niente, qui c'è stata una frana, tra l'altro. Allora faccio io da cavia, anche perché lì è rotto, vediamo un po'. È anche abbastanza fondo qua. Nel frattempo il cane è andato, Bianca è andata a farsi un bagnetto. Cioè è incredibile, non ci siamo accorti di questo ponticello. Che porta verso il nulla praticamente. Oppure guarda, no, verso. Qui c'è un sentierino. Però è rotto tutto qua. Le basi in cemento, guarda che radici lì, tiene, cioè in pratica la riva è costituita da radici, c'è un muro di legna. Topi, i panetti di topolini. Lì ha smottato proprio il terreno, forse è stato sto smottamento. Bianca, ecco, vedi, Bianca. Lei l'ha trovato il passaggio. Torna indietro. Boh, ci vogliamo provare? Bianca ci vogliamo provare? Lei ce l'ha fatta, io non lo so. Allora io chiudo qui perché sennò sta telecamera va a finire male, mi sa. In cui non dovevo andare. Comunque dai, è stato più semplice del previsto quest'altro passaggino. Poi anche segnalato, guarda, c'è un cartello lì in mezzo. Questo sentivo in realtà passava qui. Attenzione sempre a, che prima quella era una biscia, però non si sa mai, l'avevamo vista lì poi, vero? In quel tronco stava. Sì, no, credo che fosse, più in là. Ok, sento che cosa dice. Cancello fosco di una colonna. Un altro sentiero. Fosso di rosora. Un altro sentiero. Qualcosa dietro in realtà. Adesso mi pare che è venuto via un pezzo. Non che cos'è. Che poi oltretutto è qui su. Continua? Sulla sinistra. Però là mi sa che è meglio, qui mi pare proprio. Sì. Un fatto da animali, qui invece mi sembra sia finendo il sentiero. Bianca ha sentito sicuramente qualcosa perché sta tirando. Dici che è finito qui oppure la prosegue? Controlliamo. Potrebbe essere un problema tornare indietro in realtà su quel passaggio. Ma non tanto per noi quanto per il cane. Ma forse il cane. Sì, in realtà sì, mi sembra essere cari meglio di noi in termini generali, però in discesa c'è sempre qualche difficoltà. Non ti preoccupare. Manca, che cacchio fai? Sì, io direi che è finito. Comunque là guarda se può passare, c'è un guado abbastanza semplice volendo. Era il guado del film? No. No? No. Mamma mia, è lontano un po' caldo. Vediamo un attimo qua se veramente non c'è proprio più modo. Guarda, secondo me qui prosegue però, Qui c'è un piccolo guadino, ma proprio una roba stupida. Un mini affluente dell'affluente. Non
Ma guarda, prima sei andata dentro. Guarda, anche lì volendo c'era modo di passare. Queste lame hanno vestito. Attenzione che è molto scivoloso. Ha preso una lappa. Ma è un po' la sentiera sicuramente è molto peggio tenuto questa parlata. È stata mia tanto, stavolta buttiamo sempre sui campi ma laterata. Qui c'è tutto recintato. Sì, questo qua ci sono i campi per l'altro lato del fiume. Fa freddo. Da qui probabilmente il cammino è abbastanza tranquillo. Sembra quasi quei recinti che circondano i ranch dei film americani, a parte che qui magari c'è un po' di verde in più. Un cotone. Bianca ha visto un suo simile. Ma mi chiedo chi ha questi terreni qui, cosa. Non so, però è molto ben fogata questa collina. Quindi. Poi ci hanno messo questi tondini qui apposta anticinghiale. O noci. Potrebbero essere noci, alberi da frutto comunque. Sì. Non sono messi in maniera molto molto fitta. Forse questi stati. Questi sicuramente sono giovani, poi probabilmente diventano come quelli più in alto, che sono più grandi. Ma non è detto, perché ti ricordi quello che ci aveva spiegato Marco? Cosa? Quando eravamo stati a Sedasu ci aveva detto che sicuramente gli alberi erano stati piantati tutti insieme, poi alcuni erano cresciuti prima, alcuni meno. Ma tanto cresceranno tutti prima o poi, no? Sì, però non è detto che siano stati piantati in momenti diversi. No, questo no. Comunque un investimento a lungo termine, perché questi comunque sono stati piantati non da più da qualche anno. Sono piccolini, gli ha lasciato un bello spazio in maniera tale che. Oh, qui c'è un bordo proprio sul ciglio del fiume, facciamo attenzione. Cioè sono distanziati molto l'uno dall'altro in modo che diventeranno dei bestioni, probabilmente. Perché sono noci. Una casa che sembra abbandonata, forse usata solo come deposito. Qui riprende il sentiero in maniera piuttosto visibile. Comunque, per non sbagliarsi, un'indicazione generale chi fa escursioni, vabbè, questo è semplice, breve, tutto quanto, però un'indicazione generale è sempre quella di se sei in montagna scendi, e prima o poi, a meno che non ti trovi in una catena, che rischi di scendere per ritrovarti poi in una valle disabitata che va solo verso una salita. E se sei lungo un fiume o un torrente, segui nel percorso. Prima o poi vedrai che, soprattutto in Italia, che è ultra antropizzata, troverai una strada vera e propria, se un attimo perdi l'orientamento. Sì, sicuramente c'è il guadino iniziale. Ma anche un sacco di strada lì. Guardaci. Sì, ma non è quello. Ma com'è? Semplice oppure? Semplice. Secondo me non ci si bagna neanche le.
Volete riprendere il percorso semplice qua oppure prosegui come vi pare a voi? Là c'è la cascatella. No, faccio in diretta, solo che so incastrato qui con una pianta. Ecco. Sa che mi conviene proprio mettere il piede direttamente sull'acqua, perché con la telecamera altrimenti. Ecco. Attenzione qui che c'è la corrente, eh? Ne vuoi passare il cane così sei più... Sì, per adesso non dà fastidio. Posso. Il piccolo guadino è superato. Sì, guarda, qui è... visto prima la parecchia più avanti, non ci passiamo, no, più in là. Qui era il punto dove si addentrava verso la boscaglia. Poi ci passiamo, tanto ci conviene fare tenersi sulla sinistra del fiume. Anche i gatti, più fa schifo l'acqua e più gli piace. C'era un rospo che saltava, ma adesso si vergogna. Si è infilato nell'acqua, quindi... Guarda te, vaga. Non c'è più. Non c'è più niente. Oh, c'è un fiume intero qua con l'acqua pulita, questi la pozza dei cinghiali. Eccolo lì. Ce n'era una anche. È una ranocchia. È una ranocchia, sì. Così. Verde. Lì. E adesso è andata, si è confonde lì. Oh, lì ce n'era, ho visto un'altra roba. Chissà quante ce n'è lì sotto. Sì. Ma non abbiamo visto i granchi neri, vabbè, era difficile individuarli. Poi lì seguiva, andava di in su quella strada. Sì. Però è molto brutto quel lato da passare. Questo credo sia un po' artificiale comunque. Sì, è fatto di cemento lì. Ma qui mi sa che la maggior parte sono artificiali. Tra queste cascatelle qui e quelle di cingoli? Queste? Beh, ma quelle di cingoli però non è più alte, poi ci puoi entrare dentro. Però io quando sono andata non è stata una grande... Beh, mezzo frenato quando ci siamo andati. Ma che? Ti sei arpionato. Bianca, aspetta un po'. Vieni qua. Sì, infangate pure come ti pare, però io no. Infangata come te pare non tanto, perché poi deve solito la macchia mia. Allora non ti infangabbia, mi raccomando. Un bel campo non coltivato. Vediamo qui un altro guado, ci dovrebbe essere, ho preso un'altra strada. Com'è qui la situazione? Il guadino iniziale. Adesso andiamo. Dai.
tosta, piccina. Tutto bene. Aveva fatto il bagno praticamente. No, ah, no. Quella roba lì, che vediamo con l'ingrandimento. No, è un riccio. Andiamo a giocare con riccio. È un riccio, sì. Sì, tienila un po' di distanza, sennò poverino. Che poi neanche ci ha visto. Ecco, qui devono rimanere i ricci, non che vanno in mezzo alla strada e poi... Si sta pallottolando. Come ti sei avvicinato, avevi infilato la testa. Mi tieni il pane che gioco con riccio? Guarda che si piega tutto. Arrotola, là, perché... Guarda, poi sembra abbastanza di sintonizzato. È un sacco grasso. È grossetto, sarà incinta. Sei una riccia. Non la tieni. Mi congrego, ha dato un bello sagattone. Bianca. È spaventatissimo. Dai, andiamo poverino, mi fa pena. Lo vedo che... Apre, sì. Bianca. Poi poverini loro non sono lenti, non possono quindi scappare niente. L'unica roba che possono fare è così, chiudersi al riccio appunto. Gli arriva una macchina, un tir... O c'è un predatore. In realtà funziona abbastanza bene finché non si tratta di una macchina. Bianca, c'è una curiosità, poi ti pungi. Dai, andiamo. Forse non c'era Bianca, non l'avevamo visto nessuno. Poi non è che... Non è che punge, no. Sono abbastanza morbidi gli affuri. Giusto se li metti in bocca, allora forse. No, oddio, cioè se cerchi di prenderlo punge. Non metto in dubbio, ma non sono gli affuri del ministro, mi sa che... Ah vabbè, quelli proprio. Sono delle lance. Mi capiamo di vedere macchine con radiatori, ma anche pezzi di lamiera col buco di un acureo quando hanno pigliato sotto mista, cioè. Eh sì, dopo va dappertutto. Cos'è? Fanno i lavori qui? Questo è un trattore. Qui c'è una specie di spiaggiola con la cascata. Allora, circondato dalle acque.
piede a mollo e completamente idrorepellente, perfetto. Quello dove va? Ah, c'è la strada che prosegue. Allora, qui si conclude questa bella escursione, andata e ritorno, e un bel posto, senza dubbio, c'è il casino del trattore, quindi mi dispiace, ma spero si senta a sufficienza. E ringrazio per la visione e alla prossima. Ciao ciao!